Buongiorno a tutti da questa 39esima edizione del Congresso Nazionale. Ho il piacere di avere con me degli amici, nonché il futuro della cardiologia interventistica italiana, Elisabetta Ricottini, Alessio Mattesini e Giulia Masiero, e sono qua con noi per condividere quello che stanno facendo i giovani. Parto da Elisabetta. Elisabetta, in qualità di past chair del Gise Young, che cosa è stato fatto negli ultimi 2 anni? Il Gise Young è stata un'avventura partita 2 anni fa, fortemente voluta dal presidente Giuseppe Musumeci e fortemente supportata dall'attuale presidente Giuseppe Tarantini. In questi 2 anni abbiamo costruito quelle che sono state le fondamenta del gruppo, quindi ci siamo incentrati su programmi che rispondessero ai bisogni dei giovani cardiologi interventisti, education, supportando la loro partecipazione a corsi formativi che fossero sia teorici che pratici. Abbiamo supportato la creazione di una rete, di un network che fosse non solo tra i cardiologi italiani ma esteso anche ai cardiologi europei, quindi implementato la collaborazione con i APCI Young, e questo ha permesso a molti dei giovani cardiologi italiani di frequentare corsi europei, fellow course, e accedere a grant per fellowship. E ultima cosa, abbiamo cercato di supportare anche l'accreditamento dei giovani italiani con la formazione di una piattaforma Young, in cui appunto i giovani interventisti possono registrare le loro procedure e quindi ottenere la base per una certificazione del loro lavoro in emodinamica. Perfetto, Elisabetta. E invece Alessio, te che rappresenti l'anello di congiunzione tra la prima generazione Gise Young e la seconda, quali sono i punti appunto in comune che pensi di portare in avanti in queste generazioni? Allora, vorrei portare avanti tutto, direi, nel senso che va implementato e valorizzato il lavoro fatto insieme ad Elisabetta nel biennio precedente. Poi va creato qualche cosa di nuovo, ovviamente, nell'ambito di quello che è l'obiettivo del Gise, del Mai Gise, e ci stiamo già lavorando con quello che sarà poi il futuro. Giulia, qui accanto a me, che è un'ottima spalla, super produttiva ed efficiente. E in questo senso vogliamo essere inclusivi nei confronti di tutti i più giovani che escono dalla specializzazione, che si affacciano alla cardiologia interventistica. Vorremmo continuare sulla formazione, dando delle guide in qualche modo verso quella che diventa la pratica clinica di tutti i giorni, con sia education ma anche vera e propria supporto nell'inserimento del mondo del lavoro e nella vita societaria Gise. In questo senso continueremo formazione, vorremmo fare anche della formazione dal punto di vista di ricerca e scientifica, organizzando magari corsi anche base di statistica e cose simili, e dopodiché vorremmo essere ancora più internazionali, proprio su quello che abbiamo fatto precedentemente con Elisabetta. Grazie. Quindi, grazie Alessio. E Giulia, in qualità di co-chair, quindi quale sarà il futuro del prossimo biennio del Gise Young? Vorrei riallacciarmi a quanto già spiegato appena adesso da Alessio. Il nostro lavoro sarà nell'ottica del Mai Gise, dell'obiettivo generale descritto dal direttivo ormai già da un anno. In modo particolare saremo particolarmente attenti, innanzitutto nell'ambito della formazione, organizzando corsi, nuovi corsi, sia teorico che pratici, grazie al sostegno di numerose aziende che sono molto interessate proprio nel permettere, nello stimolare la formazione del giovane cardiologo interventista. Formazione che sarà aperta a tutti i ragazzi Young, sia già in essere che nuovi. Noi siamo qui pronti ad accogliere tutti i ragazzi appena specializzati che vogliono che si affacciano al mondo della cardiologia interventista e del lavoro sul campo. Poi ricerca, stiamo organizzando non solamente corsi per approfondire l'ambito della ricerca e come e fare ricerca ed imparare a farla nel luogo giusto, con i giusti mentori, con le giuste metodiche, ma anche cercare di produrre noi stessi
ricerca, produrre studi, produrre survey, produrre lavori osservazionali che possono essere di stimolo per tutti noi colleghi, ma anche formazione in ambito della carriera ed infine networking. Networking, quindi rendersi sempre più internazionali, entrare nella comunità e approfondire i rapporti con la comunità europea, della quale, visto che siamo un'unica grande famiglia e stiamo lavorando all'unico grande obiettivo di far crescere la comunità giovane per renderla il più possibile una famiglia forte, solidale e volta alla crescita e allo sviluppo. Quindi vi ringrazio, viva i giovani e viva MyGise!